La SIVA, Società Industriale Vernici e Affini, venne fondata il 10 febbraio 1945. Al momento dell'assunzione di Primo Levi nel 1948, era una fabbrica di piccole dimensioni con circa una decina di dipendenti e sistemi di produzione ancora molto artigianali. Nel 1953 la fabbrica venne trasferita nella sede definitiva in via Legni 84 a Settimo Torinese e chiuse definitivamente nel 1999. Oggi la palazzina è stata recentemente riqualificata dalla Fondazione ECM, diventando uno spazio in grado di ospitare mostre e conferenze, ma con progetti ancora in divenire. Al primo piano della palazzina è allestito l'ufficio di Primo Levi e tra i diversi strumenti è esposta la bilancia analitica o di precisione con relativa pesiera, da lui utilizzata all'interno del laboratorio chimico. Primo Levi lavorò in questo ufficio, a questa scrivania, per circa 30 anni. E fu così appassionato al lavoro del chimico, del tecnologo, che quando Philip Roth, il famoso scrittore americano, venne a Torino per intervistarlo, Primo Levi per prima cosa disse a Philip Roth di venire qui assieme a lui e si fece intervistare esattamente in questo ufficio e nei laboratori di questo stabilimento, stabilimento SIVA in Settimo Torinese. Probabilmente, seduto a questo tavolo, egli scrisse alcuni dei racconti anche di fantascienza, non solo quelli di scienza, quindi non solo quelli non soltanto il sistema periodico, la chiave a stella, ma probabilmente anche alcuni racconti di fantascienza da lui scritti sotto pseudonimo.